oppure si può leggere anche quello che finalmente si sta cominciando a comprendere. USA, film shock sul prete pedofilo violentavo bambini, una sconvolgente storia di pedofilia è emersa in un film documentario appena uscito negli Stati Uniti, dove un religioso racconta la sua vita di prete pedofilo. Oliver O'Grady, ex prete, descrive nel film come per circa 20 anni ha abusato di bambini e bambine nella sua diocesi in California e svela anche le complicità che gli hanno permesso di portare avanti la sua attività. Il documento rappresenta una cruda testimonianza in cui l'ex religioso racconta come abbia continuato per anni con la sua doppia vita grazie all'aiuto del cardinale Rogers Mahori nella foto, che lo mostrava, che lo spostava di parrocchia in parrocchia man mano che si diffondevano le accuse di pedofilia. Oliver O'Grady ha confessato di aver abusato di minorenni, maschi e femmine. Il film è stato scritto e diretto da Amy Berg, che utilizza la registrazione di alcune udienze di un processo contro O'Grady del 1997. In questo procedimento giudiziario l'ex prete ammette in una lunga lettera di aver abusato di una bambina di 11 anni. E questa notizia dell'8 ottobre 2006. 049 700 38. La distruzione in pratica della libertà religiosa ha comportato la nascita dell'orrore. Pronto? Oh, ciao Claudio. Ciao. Ivano, ciao. Sta attento, niente, è l'ordine del giorno ormai, cioè non mi si smentisce, insomma. C'è sul giornale di oggi la notizia? Senz'altro, mezza pagina quasi. Ecco. Manca la foto dell'arresto proprio. Ah. E niente, gare sta. Quello che ti dicevi prima, che è l'articolo unico però, Sì? Sì, sì, Cesenatico, sempre lo stesso allora. Carabinieri e Cesenatico praticamente. E niente, questo qua le ricattava praticamente, che se, come ti hai detto ti, anche qua sul giornale è scritto che se noi che stava, praticamente qua è abusato un ragazzino di 15 anni, il prete, per 6 mesi, da ottobre a maggio, e dopo lo va a passare al ristoratore, al suo amico e via dicendo, insomma, ecco. E niente, dopo che c'è un altro articolo, cioè praticamente, quello che hai letto adesso, cioè, ho tratto dalla... No, quello che ho letto adesso è una pagina web, è tratto dal libro di Vlasis, ma il libro di Vlasis è scritto in greco, solo che di questa cronaca della distruzione, Vlasis ne aveva messo una versione in inglese sul sito, no? Poi io ho conosciuto Vlasis durante il congresso di Atene, comunque già prima gli avevo scritto e gli avevo chiesto di poterla tradurre, anche perché è molto sintetica, capito? E ti dà effettivamente il quadro della devastazione che i cristiani hanno portato nel giro di 200 anni, per cui fa vedere anche con che orrore, con che morte è stato costruito il cristianesimo. C'è scritto, c'è anche, credevo che ti fosse Dio leggere Storia criminale del cristianesimo. No, all'inizio ho citato due pezzi di Storia criminale del cristianesimo, le prime due pagine, no? Sugli zelotti, il discorso degli zelotti, il discorso dello sterminio di Cirene e di Salamina, l'ho preso da Storia criminale del cristianesimo. Anche perché tutti nelle cronache si parla di ebrei, ma in realtà non sono gli ebrei, sono i cristiani. Esatto, perché ancora vengono confuse le due cose, capito? Perché i messianici, quelli che aspettano la fine del mondo, sono i cristiani infatti hanno riprodotto, infatti non c'è il messianesimo nei farisei, no? Questi cristiani sono soldati di Cristo, cioè questi qua non hanno niente a che fare con la vita del mondo. È sterminio e basta. Basta guardare gli articoli sui giornali, insomma, sto quasi venuto fuori ieri, ma sui tre giornali neanche una volta. Guarda che io ho la segna stampa, ho centinaia di preti che hanno fatto del male, e fanno del male all'intera società civile, perché quando, anche sui posti di lavoro, quando hai dei comportamenti che violano le regole basilari, capito? È dovuto educazione cattolica. La ragazza che si è suicidata era perché il paese l'ha massacrata. E in giro è sempre così, cioè in tutti i paesi, in tutti i borghi, cioè la ragazza seppellita viva qua a Maerne è un paese infame, capito? Una situazione infame. Dopo che c'è l'articolo sul giornale, qua due coppie di francesi a congelare i 12 mei per 3 anni, messi sul congelatore, due francesi in Corea del Sud.
sempre Repubblica di oggi, insomma. Sì, sì, questo dispetto della vita, no? Da un lato di voi che non deve usare preservativo, non deve usare aborto, non deve usare quello, no? E dall'altro lato la gente vive nella merda, no? La gente sono schiavi, sono bestie, sono gente senza diritti, no? Che posso fare quel che voglio, questo vuol dire darmi misso il paron, no? E questo atteggiamento effettivamente è distruttivo nella società civile. Dopo, non so se te hai saputo che all'Università La Sapienza che tira via la statua di Atena. Ah Arte. Sì? Sì, gli ha messo un cherubino. Dove? L'Università La Sapienza dove? Di Roma penso, no? E che tira via Minerva? Sì, Minerva, sull'effigie, no, dell'università, perché lo sentivo la trasmissione di Ivan. Ah, sull'effigie? Sì, gli ha tirato via Minerva e gli ha messo... Sì, perché come diceva l'amica di Anversa, no? Sì, prima sì. Pensavamo di avere delle cose bizzarre, no? Per il fondo Atena, la Sapienza, lo studio, no? Sì. Adesso sono accorti che sono simboli sacri. E se sono simboli sacri è un casino, no? Esatto. Attento, dopo un altro bel articoletto, ecco qua che a Francia neonati uccisi e congelati, giallo su una coppia che viveva in Corea del Sud, la madre confessa. Dopo che se un bambino appena nato, no, in Brasile, la mamma lo ha appena nato, lo ha buttato via, insomma, nella foresta in Brasile, e lo ha nascosto in una tana di un armadillo. Dopo 24 ore è ancora vivo, gli animali non neanche a toccare. Proprio che vedeva un armadillo dentro, sempre le goccia. È un articoletto sempre su Repubblica. Va bene. Spazio. Ho detto giusto a Bassanina, sì? Bassanese? Ma sì, sì, bassanese. Ok. Che ne è andato via, è andato sì. Stamattina, sì, sì. Bene, dai. Ok. Ok, ciao, ciao. Ciao, ciao. Pronto? Ciao, beh, sei in linea, certo. Paolo. Hai pochi minuti, dimmi. Più veloce possibile. Certo. La storia della letteratura dei lettini, nella scuola si insegna in questo clima, cioè in questa graduazione. Si passa dall'età di Cesare, di Augusto, poi si arriva all'età degli Antonini, poi si arriva alla crisi del terzo secolo. E qui si incunea la letteratura cristiana, come certo. Il cavallo di Troia. Allora, se mi permetti, ti leggo un passo di un autore, l'ultimo autore pagano, ma come viene insegnato nella scuola italiana. Allora qui dice, no, l'autore del testo della scuola italiana, dice, l'incomprensione di Rutilio Namaziana per il cristianesimo, no, si manifesta ancora nella Camera, eccetera, eccetera. La sua mentalità pagana e reazionaria. Uno che è pagano è un reazionario. Sentiamo le parole di Rutilio Namaziano nella sua opera Il De Retu. Aspetta un attimo. De Retu. Sì. Allora, alla vista della Capraia, l'isola che è sede di monaci cristiani, Rutilio lancia una violenta invettiva contro quella folle e perversa religione che condanna gli uomini alla solitudine e all'infelicità e la considera come una forma di masochismo, di psicosi melanconica e depressiva, associata col complesso di colpa. Allora dice Rutilio Namaziano, l'ultimo pagano della letteratura latina. Continuando il viaggio per mare, già si innalza la Capraia, l'isola squallida e piena di uomini che fungono la luce. Essi si chiamano con parola greca monaci, perché vogliono vivere soli, senza che alcuno li veda. Temono i doni della fortuna, mentre cercano di evitarne i danni. Ma vi può essere qualcuno che spontaneamente si rende infelice per non poter essere un giorno infelice? Quale follia, ecco, tu prima parlavi di follia, Flavio, no? Certo. Quale follia mai così sfolta di un cervello stravolto, dice Rutilio Namaziano, che mentre teme i mali non può accettare i beni, o come ergastolani da soli si puniscono per quello che hanno fatto e le loro tristi viscere si gonfiano di nero fiele. Così Omero attribuì ad un eccesso di bile la male, eccetera, eccetera, eccetera. Okay. Se mi permetti, e concludo, del fatto che Mercurio, che era considerato
il messaggero degli dèi, sì? Sta chiamato come epiteto facundus, cioè di facile parola. Sì. Fatalità, parola, in greco si dice logos. Sì. Quindi che cosa dice Antonio Lappena? Ma devo tagliarmi Paolo, sai, ho i secondi contati. Allora facciamo un'altra volta. Lo dici stasera. Va bene, ciao. Ok, ciao, ciao. Niente, io chiudo qui la trasmissione perché chiaramente è arrivato Alvise, vi ringrazio per chi ha ascoltato, vi ricordo solo una cosa, Aristotele diceva, per non essere delle persone civili bisogna essere degli dèi e delle bestie, ma il vero guaio è che i cristiani fecero, no, ho sbagliato tutto, diceva, vieni pure Alvise, Aristotele diceva che per essere estranei alla società civile bisogna essere delle bestie o degli dèi, i cristiani trasformarono in bestie gli uomini per estraniarli dalla società civile e pensarli creati ad immagine e somiglianza del loro Dio padrone. Ciao a tutti, mando subito a pubblicità radio. Ciao.